di là della grande soddisfazione di essere salito al terzo posto della storia della B, insomma, oggi ha contribuito a firmare una grande prestazione, un grande risultato per un Ascoli che sicuramente non navigava in acque tranquille. Sì, per noi oggi era una partita, come penso anche per voi, insomma, eravamo tutte e due in una posizione di classifica non bellissima. È vero che manca ancora tanto, però è anche vero che quando comunque stai in questa posizione comunque un minimo di preoccupazione c'era sempre, no? Quindi era importante per noi, era importantissimo cercare di venire qua e più che altro dimostrare a noi stessi che ci siamo, ecco, che non abbiamo mollato e che comunque alcuni valori che l'anno scorso una parte di questo gruppo ha messo esistono ancora, e quindi abbiamo dimostrato a noi stessi che ancora esiste, quindi dobbiamo continuare su questa via qui, perché la Serie B è un campionato difficile, un campionato lungo dove queste partite saranno, ce ne saranno ancora tante di queste partite, di queste situazioni, quindi chi non lo conosce bene è bene che cominci ad abituarsi a questo tipo di clima. In ogni caso, senza la fortuna, soprattutto in questo calcio attuale, in questa Serie B, non si va da nessuna parte. Oggi l'Avellino ha subito, diciamo, un po' la fortuna avversa, la sorte avversa a favore dell'Ascoli, perché sull'1-1 ricordo quella traversa di Altemagni e poi il 2-1 nella serrata finale, che palo di Cimesini. Insomma, diciamo che avete avuto dalla dea bendata una buona mano. Sì, sicuramente l'Avellino ha avuto un paio di occasioni importanti per andare in vantaggio e poi per pareggiare, quindi sicuramente un minimo di sfortuna l'ha avuta, però ogni partita è una storia a sé. Noi due domeniche fa con Perugia abbiamo subito un torto arbitrale grosso come una casa, un rigore non dato al 93esimo, dove comunque se vinci la partita poi stiamo a parlare di altre cose anche in casa nostra, quindi io penso che poi ogni partita ci sono non solo degli errori arbitrali, parlo proprio in linea di massima, nel contesto generale ci sono degli episodi a favore, a sfavore. Penso che poi in un campionato intero alla fine si bilanceranno per ogni squadra di questa categoria. Senti, quando parlano dell'Avellino, la prima cosa che mettono in evidenza è l'attacco che ha l'Avellino, Cucurò, insomma, Ardemagni, Castaldo, Verde, però non riescono a segnare. Tu vedi il gol dell'Intente, ecco, sei arrivato a quota 6, quindi sì. Ecco, qual è la migliore medicina? Cioè, che cosa necessita un attaccante per poter arrivare ad un numero di gol durante il campionato? Ma io penso che l'importanza dell'attacco che avete qui ad Avellino penso che è sotto gli occhi di tutti, nel senso che sono giocatori di categoria, giocatori che non li scopriamo certamente quest'anno. Come ho detto prima, ci sono delle stagioni in cui ti esce tutto, delle stagioni in cui puoi fare di tutto ma non ti esce niente. Probabilmente loro stanno passando un momento così, ma non è un momento solo da quello che ho visto, è un momento generale dell'Avellino, quindi a maggior ragione gli attaccanti magari soffrono un po' di più, perché poi l'attaccante quando cominciano a fare gol per 2, 3, 4 partite a livello psicologico, anche se lo nascondi, per quanto puoi essere bravo a nasconderlo, però influisce. Quindi io penso che non è un problema d'attacco, ma è un problema generale che l'Avellino in questo momento deve superare, e sono sicuro che una volta superato anche gli attaccanti faranno quello che hanno sempre fatto poi.